Sono sereni, concentrati e consci che sarà un'impresa difficile, ma che è alla nostra portata. La consapevolezza che insomma abbiamo tutti i mezzi per poter centrare questo obiettivo, ma sapendo che ci aspetta ancora una battaglia, come dice il mister Oddo, bisogna azzerare completamente mentalmente la vittoria dell'andata e andare lì come fosse una partita secca. La partita dell'andata, ripeto, ci ha dato un grosso vantaggio, ma sarebbe un errore basarsi esclusivamente su questo risultato. Noi dobbiamo andare in campo e fare la partita che siamo in grado di fare con le nostre caratteristiche e cercando insomma di conquistare questo sogno che aspetta la città, la società, la squadra, tutti quanti. Ma credo ormai che con questo tipo di partite il giocatore si isola. Sicuramente loro prepareranno il clima, un ambiente insomma caldo, infuocato, ma siamo pronti, ormai è il secondo anno che disputiamo semifinali e finali, abbiamo trovato i campi caldi, dobbiamo stare solo tranquilli e sereni e fare ciò che sappiamo fare. Beh, innanzitutto c'è da ringraziarli per lo spettacolo che ci hanno regalato nella finale d'andata, che è stata un'emozione incredibile e non si sono smentiti, a Trapani verranno in tanti, purtroppo i posti sono quelli che sono.